Grazie mille per questa bellissima conferenza. La prima domanda era: ma le mucche adesso mangiano cemento? Quasi, adesso mangiano plastica. Ah, mangiano anche plastica, loro. Quindi abbiamo avuto un'evoluzione. Notizia di Le Monde di 2 settimane fa: anche le vacche francesi che pascolano vicino alle strade mangiano la plastica, quella che vola dai finestrini. E le prime autopsie dicono vacche che non producono perché hanno lo stomaco con dentro la plastica. Siccome mangiano anche residui di ferro, pezzi di filo spinato, pezzi di metalli vari, almeno per i metalli ferrosi, i veterinari hanno inventato una roba che io trovo agghiacciante. Fanno mangiare alle vacche un magnete di circa 10 cm di lunghezza, con i bordi arrotondati in modo che non venga, espulso, di dimensioni abbastanza grandi da rimanere nello stomaco, perché attaccato al magnete vadano tutti i pezzetti di ferro che altrimenti ferirebbero l'intestino. Cioè, veramente, io queste cose, ma neanche un film dell'horror può essere più crudele. Questo è il risultato solo delle vacche europee, di casa nostra. Figuriamoci poi quelle africane, dove vedete che si cammina nella plastica fino al ginocchio. Niente, volevo portare il saluto dei comitati no tangenziale del Parco del Ticino. Abbiamo avuto l'onore di avere Luca Mercalli ospite a Magenta. Ormai 14-15 anni fa, una domenica mattina, 150 persone in una libreria. Per Magenta è stato un risultato incredibile. Volevo condividere con Luca una bellissima notizia di un paio di settimane fa. Il Parco del Ticino è cresciuto, stiamo ancora lottando per ampliare la parte di tutela. E la tangenziale saltata? La tangenziale non l'hanno ancora fatta. Vabbè. Non l'hanno ancora fatta, quindi grazie Luca. Speriamo. Niente, volevo condividere con voi, perché noi, da ecologisti ambientalisti, queste cose, grazie ai professori e alle menti illuminate come Luca Mercalli, poi studiamo, ma cerchiamo anche di metterle in pratica. L'avevamo avuto ospite a pranzo e avevamo condiviso, ti ricordi, una cassera certo, la vegetariana. Per ragionare anche sul discorso dell'impronta ecologica, che le soluzioni ci sono. Giusto, perché non abbiamo detto che la carne è un altro dei metodi, delle cose che potete fare tutti. Dieta a basso contenuto di carne, perché la carne ha elevate emissioni, soprattutto carne bovina, quindi cassola vegetariana o quasi. E poi l'altra cosa che mi hai ricordato, la cementificazione. Lotta dura al consumo di suolo, perché non ne fabbricano più, è finito. Ottimo. Grazie. Era per dire che un po' di soluzioni ci sono, adesso mi sono dimenticato cosa volevo dire. Niente, se potessi, il prossimo intervento immediato da chiedere al governo italiano, e anzi, faccio una bella provocazione per tutte le forze politiche che ci seguono, perché ci stanno seguendo. Abbiamo le elezioni europee, un qualcosa che può diventare un patrimonio condiviso. L'Europa di cosa si deve fare carico, in due parole? Ma io sono sempre convinto che questa rivoluzione verde, che la transizione ecologica verrà dall'Europa. Questo lo sento, perché l'Europa ha questo carico di tensione emotiva. Certo non verrà dall'America, o almeno quella del Nord. Nell'America del Sud abbiamo questa esperienza dei due paesi, dell'Ecuador e dell'Uruguay, se non sbaglio, che hanno messo la natura, la protezione della natura in Costituzione. Jolly, la Cina. La Cina potrebbe sbaragliare tutti, semplicemente perché lo imporrà. Il giorno che lo vorrà, lo imporrà e raggiungerà gli obiettivi in una notte. Io preferirei raggiungerli con la modalità europea della democrazia.